Buongiorno a tutte e buongiorno a tutti, benvenute nel video scemo della domenica. In uno degli ultimi video, infatti, io l'avevo buttata là, vi va se facciamo un video cosa c'è nella mia doccia? E qualche pazza tra voi mi ha detto sì, fallo, perché è un pretesto, insomma, per stare insieme, per parlare d'altro. Quindi eccomi qui, vi mostro un po' tutti i prodotti che io alterno. Diciamo che non ho un unico shampoo, non ho un unico doccia schiuma. Per quanto riguarda i trattamenti capelli, ho più di una chance, perché in genere mi piace alternare. Questo comunque mi permette di terminare tranquillamente tutti i prodotti. Certo, un balsamo o uno shampoo ci impiego mesi a terminarlo, quindi per me è improponibile fare un video dei prodotti finiti che contenga uno shampoo al mese, assolutamente no. Però insomma mi piace anche vedere il tipo di risposta che danno i miei capelli a varie combinazioni: questo shampoo con questo balsamo, questa maschera capelli con quest'altro shampoo. Insomma, è divertente. Poi quando hai i capelli mossi, vabbè, io oggi non li ho neanche mossi, perché a forza di utilizzare berretti, cuffie, quando vado fuori chiaramente il mosso, il riccio mi si smonta subito, ma poco male, io ho accettato la natura dei miei capelli e va bene così. Sì, potevo presentarmi in condizioni migliori, ma sapete come sono. Pane, pane, vino, il vino. Allora iniziamo subito. Da cosa iniziamo? Iniziamo dai doccia schiuma. Io perdo anche i capelli nel frattempo. Questo, allora, doccia schiuma Il Vigneto Biolis Natural Collection, dove si trova da Tigotà. Io lo prendo quando va in offerta, esclusivamente quando va in offerta. Riesco a portarmi a casa questo boccione da 500 ml, mi sembra di ricordare a 2,90 euro. Profumo, a parte la bellezza di questa bottiglia che mi piace un sacco, però io non è la prima volta che lo compro, questa è la seconda volta che lo utilizzo. Vi ho detto che la profumazione è Il Vigneto, perché veramente sa di uva fragola, in un modo così naturalmente goloso, che è veramente una festa farsi la doccia con questo doccia schiuma. È veramente una super coccola, dalla connotazione chiaramente fruttata. Io amo le profumazioni fruttate, molto delicato sulla pelle, non mi crea prurito, lava bene. Biolis Natural è comunque dichiara di utilizzare il 98% di ingredienti naturali, no silicone, no oli minerali. Qua dietro, quando andate da Tigotà, leggetevi l'etichetta, insomma, pare che sia un prodotto vegano, cruelty free, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi, per la golosità della profumazione vale veramente la pena provarlo. Poi, con cosa alterno questo doccia schiuma? Non vi sembrerà vero, ma io mi sto centellinando e sono a questo livello, quindi nell'arco di un mese dovrebbe finire il doccia schiuma, il gel doccia profumato G-Oud di Elan, che è questa fantastica profumazione all'oud rosa. Pare strano, a me non piace la rosa, però questo mix è particolarmente seducente, avvolgente, però è talmente tanto incisivo come profumo, persistente, che io lo riesco a utilizzare solo una volta ogni tanto. Quindi la base è un doccia schiuma fruttato, il cui profumo se ne va, e poi posso utilizzare tutte le creme corpo che voglio, che non vanno in conflitto, mentre questo ha una profumazione molto persistente che perdura anche dopo la doccia, di conseguenza va un po' a disturbare nella scelta della relativa crema corpo. Però ciò non toglie che l'ho già messo in un video dei miei prodotti preferiti, che è un ottimo doccia schiuma. Dopodiché scrub è un qualcosa che io faccio molto di rado, mea culpa, ma stando molto attenta all'idratazione della mia pelle, devo dire che non noto la necessità di fare grandi scrub sulla pelle del corpo. Ad ogni modo, uno ce l'ho sempre, quando mi ricordo lo faccio. Questa è la verità, è inutile che faccia la supersonica quando non è così. Lo scrub che c'è nella mia doccia in questo momento è uno scrub di Goovy, preso su Douglas. Goovy è il brand, da quello che io so, di Michelle Hunziker, che si chiama Rub Away Scrub Corpo Esfolia Idrata. Anche questo al 97% di ingredienti naturali.
Diciamo che per quello che mi riguarda, se state cercando uno scrub di quelli che scartavetrano, non è lui. È uno scrub cremoso con dei granuli nemmeno troppo aggressivi che fa che dà un effetto esfoliante, diciamo, di basso medio livello, non è tra quelli più potenti. Di contro, se cercate uno scrub non troppo aggressivo che vi aiuti ad esfoliare chiaramente la pelle del corpo, mi sento di consigliarvelo assolutamente. Non mi sentite parlare con questo grande entusiasmo di un prodotto scrub perché non è tra i miei preferiti, però ho voluto farvelo vedere. Poi passiamo a, vabbè, nella mia doccia, chiaramente c'è anche qualcosa che riguarda la depilazione. Che cosa c'è? C'è un rasoio che io uso esclusivamente per la zona ascellare. È giunto il momento di cambiare quello che ho in doccia, quindi non ve lo faccio vedere in questo momento. Non ho dei preferiti, prendo quelli che sono in offerta. Al momento ho Extreme 3 di Wilkinson, 4 più 2, quindi qua dentro benissimo ci sono 6 rasoi. Comfort, staremo a vedere, non vi posso dire come vi trovo perché non li ho mai provati, quindi vedremo. Poi passiamo, no, per chiudere la sezione corpo, poi passiamo ai capelli. Nella mia doccia, negli ultimi mesi, bah, buonanotte, domani piove, negli ultimi 2 mesi, bah, cosa volevo dire? Nella mia doccia, oggi, troviamo l'olio di mandorle dolci dei provenzali con funzione elasticizzante. Io ho già finito un boccione così, mi avevano regalato un anno e mezzo fa, forse 2, da Tigotà e non l'avevo mai aperto, questa mini taglia. L'olio di mandorle dolci ha una funzione molto intelligente che mi ero dimenticata. Cioè, quando io non ho tempo, quando io devo fare la doccia e poi devo uscire subito dopo, quindi ho la necessità di rivestirmi, mi tocca saltare lo step della crema corpo, perché a me piace mettermene a badilate, perché poi insomma mi sollazzo con il suo profumo, con il suo effetto idratante, eccetera, eccetera, pigiamone e vai. Praticamente mi faccio una sorta di impacco. Questo non lo posso fare chiaramente se mi faccio la doccia subito dopo devo uscire. L'olio di mandorle dolci è un'ottima soluzione, perché io lo utilizzo appena ho finito la doccia, quindi sto ancora grondando, lo passo su tutto il corpo e mi dà un'immediata sensazione, ma non è solo una sensazione, mi idrata immediatamente la pelle e proprio per il fatto che lo utilizzo su pelle bagnata si assorbe praticamente quasi subito e accappatoio, mi asciugo e mi posso rivestire immediatamente avendo comunque la pelle idratata. Io amo questi qua dei provenzali, questo è l'olio classico di mandorle dolci, ma i provenzali lo fanno anche in diverse profumazioni. Io ho appena terminato quello alla violetta, che è buonissimo, quindi adesso sto finendo questo, molto probabilmente o ricercherò quello alla violetta o mi lancerò in altre profumazioni. Però ottimo, ottimo, ottima soluzione salvatempo, senza saltare appunto lo step idratante. Poi passiamo ai capelli, come minimo 2 shampoo, perché shampoo non si dice. Qui i 2 che sto utilizzando in questo momento sono, allora, uno è una delusione. Una delusione perché questo è uno shampoo di Airburst, brand di cui sentiamo sovente parlare nelle promozioni delle influencer. Io non l'ho preso perché mi sono fatta influenzare da qualche promozione, ma perché semplicemente credo un anno e mezzo fa c'era una promo Pinalli in cui una promo 3x2 in cui un prodotto ti veniva gratis. Io in quel momento avevo bisogno di uno shampoo, ho detto tanto non spenderei mai così tanti soldi per uno shampoo, perché mi sembra che il prezzo pieno di questo shampoo si aggiri attorno ai 17 euro, a meno che insomma non sia il sacro Graal e non mi faccia dei capelli fantastici, ma prima dovrei provarlo, non lo comprerei. Ho detto quale migliore occasione e ho preso questo Longer Stronger Hair for Curly e Wavy Hair, quindi per capelli ricci e mossi, ed è questo qui che appunto non ho pagato perché ho usufruito della promozione. Mi aspettavo molto di più. Devo dire la verità, mi aspettavo molto di più in termini di piacevolezza d'uso. Lo trovo uno shampoo che, ad esempio, faccio difficoltà ad utilizzare quando mi faccio la tinta a casa, perché chiaramente tu con tutto questo pastone di tinta che hai sulla testa, hai bisogno di uno shampoo particolarmente viscoso che ti aiuti ad entrare, specialmente quando hai tanti capelli, come nel mio caso. Ad entrare in contatto facilmente col cuoio capelluto, uno shampoo idratante, uno shampoo che districhi.
Tutte queste cose non le ha, non lo ricomprerei, uno shampoo come un altro, anzi, il secondo shampoo che vi faccio vedere, che è il Sun Silk al cocco e aloe vera che ho in questo caso, mi dà molta, molta, molta più soddisfazione. Quindi sono addirittura d'arrivo, penso di poterci fare uno o due lavaggi, non di più. È stato bello conoscerlo, ma insomma non ha visto in me una sua adepta. Dopodiché, appunto, come vi stavo dicendo, invece gli shampoo della Sun Silk mi danno sempre grandissime soddisfazioni. Questo è per capelli secchi e sfibrati, zero siliconi, zero coloranti, zero sali minerali, ottima profumazione. E devo dire che è sempre un piacere quando insomma incontro un prodotto Sun Silk. Vabbè, sono anni, tantissimi anni che io compro prodotti di questa marca e mi piace sempre tanto. Poi, un prodotto nuovo che ho trovato nella box di Look Fantastic Black Friday Edition che ho qui sulla scrivania e che mancava nel video in cui vi ho fatto vedere il contenuto di quella box, e da lì mi è venuto facciamo un video cosa c'è nella mia doccia, è questa mini taglia di questo brand Christoph Robin, questo qui, e questa è Mask Fondant Hydratant, è una maschera all'aloe vera che si usa sia sul cuoio capelluto che sulle lunghezze. Io l'ho usata un paio di volte, forse riesco a fare tre utilizzi, quindi con la massa di capelli che ho, questa mini taglia da 40 ml, mi consente di fare due, massimo tre utilizzi. Devo dire che mi ha sorpreso. Allora, tu te la metti sul cuoio capelluto, massaggi bene il cuoio capelluto e dovrebbe avere appunto un effetto idratante, quindi ottimo se si ha appunto il cuoio capelluto secco che tende a desquamarsi, eccetera, eccetera. Dopodiché lo passi sulle lunghezze e lo lasci in posa un paio di minuti, sì, un paio di minuti. Allora, non ha un effetto potentemente come si dice? Allora, mi è sfuggito il termine, quando si sciolgono i nodi, ok? Districante, ok? Specialmente per tutti questi capelli qua. Quindi lì devi abbondare e devi aiutarti con le mani, devi... un pettirosso che è saltato sulla mia finestra. Devi aiutarti con le mani, quindi non ha un effetto immediatamente squish, un effetto che districa immediatamente i capelli, ma mi ha stupita per la sua botta di idratazione. Quando l'ho utilizzato la prima volta, avevo i capelli completamente diversi. Innanzitutto mi ha dato moltissimo volume alle radici, la seconda volta meno. Evidentemente poi i capelli, come si dice, no? Vanno in asse... asse oh ragazze, assuefazione. Oggi non ce la faccio. Ma la prima volta l'ho proprio notato di brutto. Praticamente mi ha sollevato il capello alle radici e mi ha dato una bellissima botta idratante. Non so se questi, perché la prima volta mi ha stupita, la seconda un po' meno, ora vedremo con la terza, ma penso di avere troppo poco prodotto per dargli questa opportunità. Ma è un prodotto che sto tenendo d'occhio assolutamente. Hydrating Melting Mask si chiama, di Christoph Robin. Lo trovate su Look Fantastic, ma credo anche in altri siti. Poi, parlando di altri trattamenti, quindi in termini di balsamo, allora questo è quello di Dove che sto finendo, trattamento intensivo anticrespo per capelli crespi e secchi, 1 minuto. Chiaramente la cosa che mi ha sedotta è 1 minuto perché io non ho voglia di aspettare tutto questo tempo sotto la doccia, che è un trattamento capelli, mamma mia che capelli, appunto, faccia effetto. Sì, carino. Dovessi ricomprarlo, anche no, non ho visto grandissime cose, sta arrivando il buio, non ho visto grandissime cose, non ha trasformato i miei capelli, nel senso che non noto la differenza quando lo utilizzo. Altro prodotto che non mi ha sconvolta, però mi riserva, questo l'ho provato un po' meno. Allora, questo sì, sì, lo prenderei come non lo riprenderei, nel senso che non è tra i miei preferiti, ma nemmeno lo boccio, fa la sua funzione, ma non ho visto i capelli da così a così. Un altro della stessa, che mi ha dato la stessa impressione, è questo di Frizz Ease Dream Cars del brand John Frieda, che troviamo da Tigotà, e anche questo per capelli mossi, per capelli ricci, insomma, anticrespo.
Però l'ho provato meno, mi riservo insomma di dargli adesso. Questo è addirittura d'arrivo, mi concentrerò su di lui e quindi vi farò sapere. Ma nulla di sconvolgente in entrambi i casi. Prodotti sì, che comunque non ti sconvolgono l'esistenza. Una maschera invece davvero buona, ed è l'unica maschera che ho nella mia doccia, e credo anche al momento l'unica maschera capelli che ho, è del brand She Moisture. Questo l'ho comprato su Pinalli, ma ve ne ho già parlato, ed è la maschera intensiva a l'estratto di fico e baobab oil, ma lei si chiama Manuka Honey e Mafura Oil. Eccolo qua, lo leggete, del brand She Moisture. Bella maschera. Allora, io sono già a metà, molto bella densa, molto bella consistente, quindi la sua funzione è estremamente idratante. L'ho portata con me l'anno scorso quando ho fatto le vacanze al mare e i miei capelli appena decolorati sono tornati sani e salvi. Anche la parrucchiera mi ha detto: Madonna, te ne sei occupata alla grande dei tuoi capelli, con tutta la decolorazione che hai fatto, il sole che hai preso, i bagni che hai fatto, è stato esclusivamente merito suo. Io la tengo 2 minuti, non di più, perché non ho pazienza. Se volete un effetto wow, anche 5, però veramente la differenza, il booster che dà di idratazione ai vostri capelli, l'effetto riempitivo, ricostituente che dà è veramente fantastica. E quindi io mi sento assolutamente di consigliarvela. She Moisture. Ed è questa, appunto, ripeto, alla Manuka Honey e Mafura Oil. Basta, questi sono tutti i prodotti che ci sono oggi nella mia doccia. Chiaramente man mano ruoteranno. Era più che altro questo un video pretesto per stare assieme e per parlare di qualcosa di diverso. Fatemi sapere che cosa c'è nella vostra doccia. Oggi è il giorno in cui mi sono impappinata di più in assoluto, ma non ho il tempo di rifare il video, quindi perdonatemi. Vi mando un bacione, non ce la posso fare e ci vediamo alla prossima. Ciao!